ci avevamo riduto a 4 secondi alla fine sul rimbalzo attacco di Pat, ci avevamo riduto più uno, poi bravi loro a uscire dal time out con una rimessa e noi disattenti a non chiudere l'aria. Fallo inevitabile, 2 su 2 di Moroni e la partita è persa, nonostante avevamo riuscito a ricucire 2 o 3 volte un gap importante, bene, non può bastare, non ci basta, noi non dobbiamo permetterci di prendere parziali, dobbiamo arrivare punto a punto in fondo e poi guardare quello che capita. Se gli altri strappano e non recuperiamo, gli altri strappano e non recuperiamo, in fondo poi ci manca qualcosa. Peccato, perché oggi ci tenevamo veramente a fare bene, peccato. Ecco, c'è amarezza magari anche al termine di questa partita, però ci sono ancora 8 punti disponibili nelle prossime partite anche per un piazzamento migliore ai play-out. Ecco, qual è, con quale sguardo bisogna guardare avanti e cosa c'è da lavorare? Allora, l'obiettivo della squadra è provare a salvarsi quest'anno. Sicuramente un piazzamento meglio ai play-out ci fa comodo, se continuiamo a perdere non ci arriviamo mai. Veniamo da 3 sconfitte consecutive, andiamo a Livorno domenica, abbiamo domani di riposo, sabato ci alleniamo, ma domenica sarà dura. Loro sono senza Pardini e Nesti, non si sa ancora il Consiglio federale cosa ha deciso, sarà dura. Abbiamo Carrara in casa, ecco lì sicuramente bisogna fare la differenza, ma Carrara la prossima settimana, pensiamo a domenica che è più immediata.